Ben ritrovati a tutti su Canale 40 per un nuovo appuntamento con una ricetta al piatto e servito. Come sempre faremo una ricetta insieme, semplice e veloce, e si tratta di cannelloni con asparagi e formaggio. Allora, come ingredienti ci occorrono 6 fette di lasagne, 6 cime di asparagi, 6 formaggio a fette, 200 g di besciamella, formaggio grattugiato quanto basta, mezza cipolla, olio, aglio e prezzemolo. Allora, abbiamo parlato di cannelloni e io negli ingredienti vi ho nominato le lasagne perché utilizzerò delle lasagne che mi sono rimaste. Sono solo 6, per cui una teglia di pasta al forno non mi esce, e allora li utilizzerò per fare dei cannelloni. Io ho già provveduto a sbollentarle in acqua bollente con il sale. Bastano 2 minuti, giusto il tanto di renderle lavorabili. Ora ci occupiamo come prima cosa degli asparagi e andiamo ad intanto mettere l'olio. L'aglio e la cipolla, mezza cipolla, perché tanto questo soffritto ci servirà semplicemente per insaporire i nostri asparagi. Aggiungiamo anche il prezzemolo. Aspettiamo qualche minuto. Allora, il nostro soffritto è pronto. Adesso andiamo a mettere i nostri asparagi interi. Aggiungiamo un po' d'acqua. Un pizzico di sale. E lasciamo insaporire per 3 minuti. Allora, i nostri asparagi sono pronti. Adesso vado e li trasferisco in un piatto. Possiamo anche lasciare le cipolle nel piatto perché tanto erano giusto per dare il sapore. Adesso attendiamo qualche minuto che si sfreddino, perché dovremo poi avvolgerli nelle lasagne insieme al formaggio e rischiamo quindi di sciogliere il formaggio ancora prima di infornarli. Quindi aspettiamo 5 minuti che si sfreddino. Bene, i nostri asparagi sono pronti all'uso. Andiamo a fare i nostri cannelloni. Come prima cosa andiamo a tagliare a metà le nostre lasagne, che, come vi ho detto all'inizio della puntata, le lasagne le ho sbollentate nell'acqua salata. Andiamo a posizionare una fetta di formaggio in questo modo e due gambetti, chiamiamoli così, di asparagi e andiamo ad arrotolare così. Iniziamo con sporcare, diciamo così, la teglia, la nostra pirofila di besciamella e posizioniamo i nostri asparagi dentro il cannellone in questo modo. E proseguiamo fino a finire tutte le lasagne che abbiamo cotto. Abbiamo terminato con la preparazione dei nostri cannelloni, adesso completiamo con
la nostra besciamella. Poi sono rimasti un po' di asparagi e le posizioniamo sopra. E diamo una spolverata di formaggio grattugiato. Ecco qua, i nostri cannelloni sono pronti. Adesso inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. Allora, i nostri 15 minuti sono passati, quindi i cannelloni sono pronti, andiamo a sfornare e a ripiattare. Allora, il profumo parla. Ecco qua, e questi sono i nostri cannelloni con ripieni di asparagi utilizzando semplicemente le sfoglie di lasagne che normalmente ci avanzano in dispensa quando facciamo la classica pasta al forno. Quindi piuttosto che lasciarle nel mobile, ci sono diversi modi per poterle sfruttare. La ricetta, come avete visto, è semplicissima anche da preparare. Io ho utilizzato gli asparagi, ma potete utilizzare tranquillamente qualsiasi altro tipo di ingrediente, come ad esempio il prosciutto e il formaggio che in frigorifero generalmente abbiamo. Bene, con questa ricetta vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Vi aspetto alla prossima ricetta al piatto è servito. Ciao ciao!